Lucio Lonardo è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia Benevento, adesione siglata questa mattina sotto gli occhi dei vertici sanniti del Partito Azzurro. Un percorso che si chiude quando ci si è accorto che magari gli intenti corrispondevano, quindi lo devo soprattutto all'attivismo dell'amico Rubano, un progetto nuovo di città che coinvolga nuove persone, nuove adesioni, il fatto che si ricostruisca oppure si costruisca praticamente da zero è molto più semplice che mettere a affazzonare con le pezze. Una novità per il medico sannita, ex presidente dell'Asia di Benevento, è la prima volta che entra a far parte di un partito e subito guarda alla città. Il momento sia talmente difficile per la città a tutti i livelli che diventa fondamentale che ognuno si dia un pizzico sulla pancia e cerchi di dare il proprio contributo per cercare di tirare fuori la città da un impasse che comincia a diventare veramente preoccupante. Forza Italia si riorganizza nel Sannio per garantire un'alternativa alla sinistra e tornerà ai fasti di un tempo, assicura il commissario provinciale Francesco Rubano. Sarebbe stato per me più semplice corteggiare Belen che il dottore Lonardo, in verità. Oggi con l'adesione di Lucio Lonardo si rafforza questa azione politica all'interno della città di Benevento. Ringrazio Lucio, ringrazio la dottoressa Pina Vedà, la professoressa Anna Rita Russo, l'avvocato Federica Ventorino, perché è da questo gruppo solido che getteremo le basi per allargare anche sul piano cittadino la nostra piattaforma di idee.